eccoci qua, cari amici appassionati, appassionati di vecchi camion. Guardate là, da quel viadotto l'avevo intravisto, l'ho cercato, insomma è passata anche un'ora e mezza prima che lo trovassi. Mi ero dato ormai abbattuto, ho detto ormai l'ho perso. A un certo punto ho imboccato una strada, ho detto vado verso l'autostrada, tra l'altro una strada, ho sbagliato anche strada, ma sbagliando strada, ragazzi, si arriva al trofeo, a quello che volevo arrivare. Eccolo qua, ragazzi, stiamo parlando di un Iveco 3.30/30, qua mi ha detto il meccanico. Questo è un turbo, ha un 6 cilindri e niente, insomma, è ancora operativo, viene chiaramente utilizzato nel suo ambito appunto di movimentazione, trasporto cementi, eccetera, tutto ciò che insomma riguarda l'edilizia, ecco, eccolo qua. E viene ancora utilizzato nel quotidiano, qua nel trasporto locale, però insomma viene utilizzato. Il titolare mi fa, ah, guarda, l'abbiamo un po' sistemato un po' così alla buona, io dico, non c'è problema, non è che questo non deve andare a fare immediatamente una manifestazione, ecco, con i camion d'epoca. L'importante è che c'è e che combatte e che non vada in Africa, gli ho detto. Mi ha detto il titolare che in Africa non va. Eccolo qua, appassionati, appassionati di vecchi camion. Ancora una volta l'occhio del Marvin colpisce. Qua siamo nelle zone chiaramente marchigiane, non siamo neanche lontanissimi da Ancona. E insomma, quando l'ho visto ho detto lo devo trovare, lo devo catturare. Eccolo là, guardati là, i fili corrispondono 6, per cui un 6 cilindri. Ragazzi, eccolo qua, ve l'ho fatto vedere, questo bellissimo pompa calcestruzzo. È già iniziato, già con i botti, il Marvin Tour che deve andare verso l'Abruzzo. Saluto un po' tutti gli amici, saluto tutti gli amici delle Marche. Guardate qua, sono nelle vostre zone marchigiane, e finalmente trovo un pezzo forte, quello che piace a noi, ragazzi. Eccolo qua, appassionati di vecchi camion. Eccolo qua, bellissimo Iveco 330. Il titolare mi ha detto 30, poi chiaramente lascio a voi un po' la parola, adesso vi faccio vedere un po' il tutto. Ecco qua, saluto un po' tutti gli amanti dei vecchi camion, saluto anche questa volta il bravissimo, lo saluto volentieri, bravissimo Giordano da Pistoia, eccolo qua, e saluto un po' tutti gli amici che seguono il canale del Marvin. Ecco qua, adesso ve lo faccio vedere. Come vedete è stato restaurato alla buona, sfumature qua sul cruscotto in rosso, però quello che conta è che c'è cambio qua Fuller, 1.222.000 km possibile, boh, non lo so. Comunque ragazzi, io ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, un camion ancora operativo alla buona, però va, eccolo qua. E con questo, cari amici, vi saluto. Portato in saccoccia e adesso andiamo verso l'Abruzzo. Bellissimo. Sarebbe da dire, oh, me lo metti in moto? E vabbè, dai. Già tanto che sono riuscito a catturarlo. Bellissimo. Spettacolo, ragazzi. Poi guardate là con l'Astra. Che abbinamento. Appassionati di vecchi camion, ciao a tutti, viva il Marvin Tour, alla prossima. Guardate qua, passaggio di consegne, ma il 330 c'è. Ciao a tutti.